tutti ragazzi, sono SilverDix, in questo nuovo video sono qui a giocare a Burnout Paradise dopo non so quanto tempo. E mamma mia ragazzi, usciamo da questa partita classificata per favore, abbandona partita. Oh cazzo no, oddio mio. Ok ragazzi, sono qui a giocare a Burnout Paradise. Naturalmente direte, perché sei tornato su Burnout Paradise se la tua scalata verso la classe A è finita? E niente, voglio provare a fare una gara, così giusto tanto per. E niente, tranquilli, stiamo qui e cazzeggiamo più che altro, anche perché volevo provare Action con questo nuovo computer, quindi se lagga ancora Action con Burnout Paradise e crasha, sì, lagga, mi dai cali di FPS qua perché non vedo la fluidità, ecco perché, quindi mi sa di sì. Ah, naturalmente ho preso una vettura che fa parte del DLC e non me lo ricordo come si chiama, ed è una vettura quindi speciale, no? Cioè c'è una vettura molto simile nel gioco di base, però questa è appunto quella del DLC. Vi faccio vedere subito, mo che possiamo, perché questa è... aspetta che sto facendo la gara uomo nel mirino con sta macchina, poi sono un coglione, e questa è una macchina prettamente turbo, ecco qua, guardate ragazzi, cioè è fighissima. No bastardo, che figlio di puttana, mi ha buttato fuori, wow. Niente, questa è una macchina tipo, dovrebbe essere una copia di quella di Supercar, di Kit di Supercar, non so, non se l'avete mai visto, un telefilm. E wow, oh, un coglione che mi sta venendo addosso. Oddio bastardo, oddio, non ce la faccio, aiuto. Oddio, ma guarda come cazzo combina sta macchina, oddio, è incredibile. Ma che sto facendo? Allora, ora dovrei andarmi a riparare perché dico, sono tutto squasciato, tutto sfasciato, distrutto. E si stronzi, dico sta macchina di merda, quei bastardi. Ok, auto riparata, posso campare per altri 3 incidenti. Turbo pronto. No, vedi quello, oddio. Minchia, adesso va più fluido, dai ragazzi. Cioè, c'ho sempre quei cali di FPS così perché... non lo so perché è proprio Action, è proprio quel programma di registrazione di merda. Però dai ragazzi, si può registrare lo stesso. Sì, però si deve muovere. Sì, vai, vai, continua a rimanere così, vai, vai. Tranquillo. Vai, credo devo fare un salto, però arriva qualche stronzo adesso, sicuro. Ah no, non arriva nessuno, wow. Dai che siamo quasi arrivati. Mancano 1,7 km. Bastardo sta arrivando. Non lo sento dietro. Mi sentivo uno dietro così, quindi... come ho paura. Oh, madò, oddio mio, che sta succedendo? Ma come cazzo cammina veloce? È troppo veloce ragazzi, è troppo veloce. Wow. Oh, sono arrivato però, sono arrivato, state così. Minchia quanto è bella, così faccio lo screen. No, c'era la lettone alzato, era fighissima. Comunque sì, classe A, alla fine sono salito e sto andando avanti nella categoria. Adesso vorrei andare a cambiare vettura e voglio far vedere un'altra vettura che ho, sempre con i DLC, tipo è bellissima. Ah, arriviamo, dai che ce la facciamo, dai, no che cazzo fa, ecco entriamo qua dentro. Sì, ci sono anche moto e vetture online che dovrebbero essere vetture che vi farò vedere ancora più dopo. Ecco ragazzi, voglio far vedere sta macchinina che tipo è fighissima, eccola qua, fammela prendere. La tua IP12. Praticamente sono le macchine giocattolo. Queste fanno parte del DLC delle macchine giocattolo. Faccio rosa. Vai, che figa. Guarda ragazzi, guardate, guardate. Cioè, è piccola. Il problema è appunto guidarla sta macchina. Cioè, io ho paura che il copyright mi blocchi tutte le canzoni. Quindi utilizziamo le canzoni di Burnout 1. Ok. No, perché il copyright è molto bastardo su YouTube, dovete capire. Quindi mi può bloccare il video, bloccandomi tutto, l'audio e bla bla bla. E dovrei rifare il video da capo teoricamente. Ora con questa canzone non dovrebbe essere protetta copyright, visto che è una canzone di un videogioco creata nel videogioco. Quindi vai ragazzi, guarda quanto è piccola. Oddio, è però bellissima. Allora la prossima gara. Oddio no, non mi sono schiantato. No, non volevo rompere la macchina. Ah, non si rompono quelle giocattolo. Wow. Beh, buono, buono, buono. Siamo arrivati alla gara. Vai. Dai che ce la possiamo fare ragazzi. Perché tutto il tempo si perde ad arrivare alle gare, non a farle le gare. Però tutta questa zona l'ho dominata ormai, cioè la città proprio è diventata mia. Come diciamo, tutta la zona costiera. Guarda le altre macchine di giocattolo, che fighe. Sono bellissime. Mamma mia. Oh, bastardo. Qui quella macchina rosa. No. Minchia, non è una resistenza mostruosa, ciao. Che cazzo è? Dov'è che devo arrivare al Coast Guard HU? HQ. Oh, è morto l'altro con la macchina del giocattolo. Levati, cazzo, che non mi schianto qua. Oddio, non mi schianto, cioè... sono immortali queste macchine.
Mi ricordo con quella della polizia, oddio. Auto riparata, che cosa sta da riparare? Cosa cazzo sta da riparare? Mi come cazzo cammina veloce, ragazzi. Tutto il rumore si sente. Leva. Oddio mio, che cambio di visuale mostruoso. Fa prendere paura. Vattene. Op. Aiuto! Aiutatemi! Cazzo! Non vedo un cazzo, tutto il fumo, tutto fumo nel tarrosto. Oddio ragazzi, non sto capendo niente. Non sto capendo un cazzo. Allora, di qua. Salto. Ui. No, perché queste vetture non le ho mai utilizzate, capito? Cioè, no, no! Mo ti dovevi bloccare qua. Sì, vabbè, che palle. Dai, che cazzo, dai. Perché non si schianta? Se si schiantava almeno ricominciava. No, guarda, devo far marcia indietro. Dai, che palle, no ragazzi, no, dai, che palle. Sempre quando faccio i video perdo le gare, io sempre. Ma avete visto come perdo a cazzo? Cioè, non so, me l'ha sottolto sta sfiga. Cioè, è incredibile. No, sì, vabbè. E mo dirà sicuramente qualche puttanata. Hai perso questa... Non l'ho perso, è che mi... Finiscila, che devo andare a cambiare la macchina. Finiscila di scappare, basta. Ho rotto il cazzo, cambiamo macchina. Ah, si rompe allora sta macchina. Ma tipo devi prendere una botta fortissima, devi prendere. Ecco, Bulldozer Blues di Burnout 2. Mamma mia, bella sta canzone, sono ricordi per me. Andiamo. Ah, cambiamo macchina. Vi faccio vedere un'altra macchina di un altro DLC. Che dovrebbe essere, no, bugia, non vi faccio vedere un cazzo. Vi faccio vedere sempre... Ah sì, questo è dell'altro DLC, sì. L'Extreme Hot Rod. Rod, scritto Rod proprio. Mamma mia ragazzi, voi non avete idea di che cazzo è sta macchina. Cioè non avete proprio idea. Allora ragazzi, questa al turbo bloccato. Allora io farò una gara, andrò a fare una gara adesso e vi farò vedere. Oddio, è impossibile da guidare, oddio ragazzi. Allora, mo mi farà incazzare. Carico il turbo, ma tanto è inutile caricare il turbo. E scoprirete perché. Allora, sono andato a schiantarmi. Zia, c'ha una resistenza di merda proprio. Si carica di più il turbo, sto bastardo. Allora noi arriviamo alla gara. Il problema è che perde stabilità, cioè non c'è un cazzo di stabilità questa macchina. Dai. No, si è rotta la macchina, che fastidio, non si rompono le macchine. Adesso dovrei andare sicuramente o in montagna, oppure devo andare... Oh, do, il navagliato, qui tutta la città mi devo fare. Che palle. Tutta la città devo percorrere. Allora ragazzi, si chiama turbo bloccato perché io premo il turbo e l'auto rimane col turbo. E non posso più fermarla. Quindi, oddio mio, non so che cazzo fa. Guarda il turbo, io non sto premendo niente. Da sola cammina. Fermatela, fermatela, vi prego, fermatela. Fermatela, devo girare. Eccola, e continua a camminare. E levati tu, moto. Ecco, l'unico modo per fermarla è questo. Il problema è che poi, cioè, è lenta. Cioè, che palle. Assomiglia molto a una vettura che sta già nel gioco incorporata, che impenna quando cammina. È molto simile, l'Hot Rod si chiama, proprio anche essa. Però questa è... No, quella che sta davanti a me, quella rossa. Però questa è diciamo turbo bloccato. Ho fatto un takedown senza aver... manco averlo toccato. Oddio ragazzi, calmati. No, non si calma. Io butto il freno, perde stabilità. E questo è il problema. Dovrei premere piano il freno, leggermente. Cioè, è un casino, è un casino. Andiamo a cambiare colore perché non mi piace questo colore. Wow. Bella verniciatura, oh. Dai. Speriamo di non schiantarci alla fine come al solito. No! Che cosa ho detto? Che cosa ho detto io? Che cosa ho appena detto? Sì, dai, continua a camminare. Sì, è terzo così. Guarda, gira, gira. Dai, che palle! Più tardi non potevi girare. Ora perderò. Sono più che sicuro. A cazzo perderò. Non solo c'è una macchina che c'è il turbo bloccato, quindi potrei vincere, no? Adesso devo cercare di non schiantarmi. Così per vincere. Giusto per vincere così. Allora noi andiamo pelo a muro. Un cazzo. Dai che ce la possiamo fare. Ah, hai visto? Ho vinto. Ma grazie al cazzo. C'è sta macchina che tipo cammina come una saetta cammina. Però c'è una stabilità di merda. Mi fate una macchina con turbo bloccato. Fatemela normale che posso vincere. No. Cioè boh. Bastardi. Migliore in 19 vittorie ragazzi. Sì, naturalmente voi avete visto. C'ho tutte le auto e sto ancora. Sì, ce l'ho già questa vettura. Perché diciamo che ho visto che il gioco stesso non mi dà più possibilità di acquistare il DLC, l'ho dovuti non craccare, l'ho dovuti patchare tranquillamente, quindi ho inserito una patch che mi automaticamente mi ha sbloccato anche tutte le auto, ma vabbè. Quindi ragazzi, non prendetevela con me, non cominciate a dire che io non compro le cose, perché purtroppo è il gioco stesso che non mi ha fatto acquistare tutto. Comunque vetture, queste vetture sono un po' strane, sono le vetture della città oppure vetture
inserite nel gioco non si sa come. Come potete vedere le icone sono anche buggate. Queste sono macchine senza turbo, però sono bellissime. Guarda questa quanto è figa. Cioè, è bellissima. Il problema di queste auto, come potete vedere, sono le auto della città. Quindi le vetture, appunto, vedete la città. Le vetture del traffico, ecco, questo voglio cercare di dire. Quindi noi proviamo a fare una gara con le vetture del traffico. Questa che assomiglia tanto a una Fiat Punto, la facciamo rossa, vai. Cioè ragazzi, le vetture del traffico. Ecco, si era buggato il suono come al solito. Ora andiamo a rifare quella gara che abbiamo provato a fare prima. Sembra di muovere. Ragazzi, è lentissima questa. Poi ci sono certe vetture che sono mostruose, tipo, hanno velocità e stabilità incredibili. Questa riesce a essere stabile. Le altre tipo perdono e così e sbandi. Questa ancora riesce a guidare perché sembra più normale come vettura. Io sto guidando questa appunto per vincere la gara, perché sennò con le altre col cazzo che l'avevi fatto. Cioè è troppo impossibile. Guarda quanto cazzo è veloce, oh. Ammazza. Dai che ci arriviamo, dai. Questa è no, non è il prossimo, è il prossimo. Dai, vai. Fermato. Proprio momento opportuno così. Vai in ordine fino a conto in chiuso. Speriamo di vincere stavolta. Naturalmente le vetture avversarie sono le stesse vetture mia, però cambia solo il colore. Così è per queste auto qua. Non lo so come l'ho sbloccato, cioè io patchando il gioco, quindi inserendo quelli DLC, mi sono sbloccato automaticamente queste. Non ho capito perché. Non sto capendo un cazzo, cioè. Oddio, la freccia mette pure. Oh, levati! Che cazzo fate? Dio. No, mi sono schiantato contro me stesso. Dai che cammina ancora. No. Dai che palle. Vedete il turbo dove cazzo ce l'ha? È bellissima sta macchina. Però le potevano aggiungere normalmente nel gioco queste vetture così. No, invece no. A cazzo le devi sbloccare, non sai neanche come. Oh, vedo quello dove sta avanti. Guardate la minimappa. Oh, no. No. Non si fa così con me. Bastardo. Cioè, guardate quelli come cazzo stanno avanti. Oddio mio, a turbo devi andare qua. Oddio, come cazzo sta scappando quello? Che cazzo sta andando? Come niente è arrivato? Come ha fatto? Pure io, ragazzi, pure io. Mamma mia, che tosse che c'ho. Tipo stavo un vento ieri sera, io sono sceso. Mi sono preso qualche malattia sicuro. Dai. Ce la possiamo fare. Minchia, l'abbiamo raggiunti, dai. Ah, pure l'autobus c'è, cioè, come vettura, come macchina. Cioè, ragazzi, se io non mi ricordo, perché lì non ci stanno le icone. Se stavano le icone ve le raggiungevo subito le auto. Qua devo andare a intuito. Oh bastardo, guarda quello là, quell'altro con la freccia, come. Come mi ha raggiunto già, come ha raggiunto tutto. Oh, è già arrivato quello. No, di nuovo l'ho persa. No. Figlio di puttana. Che culo di merda. Due volte perdiamo questo evento. Non si può così, ragazzi, non si può. Beh, io direi di salutare comunque nel video. Vi volevo far vedere tutte queste vetture così, perché mi sto ricominciando a giocare così, mi sta piacendo un casino. Ragazzi, per questo video è tutto, grazie per la vostra attenzione, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate se appunto se il video vi è piaciuto, scrivetemi anche qualche minchiata. E sì, questo è lo screenshot. E ciao a tutti ragazzi, ciao.